Benvenuti alla terza puntata di Road to Cyberpunk LAR. In questo episodio, dove esploro l'evento creato dall'associazione Proxima, vi parlerò della scenografia che permetterà ai giocatori di immergersi nella futuristica ambientazione. Ovviamente c'è un limite tecnologico e di budget, alla fin fine, che impedisce di ricreare quanto abbiamo visto in film o videogiochi. Strano, vero? Però basta seguire tre semplici regole per dare una nota cyberpunk a qualsiasi location. Le tre regole sono LED o neon, se preferite, macchina del fumo e un po' di generico, sano, sapore orientale. Fateci caso, pensate una qualsiasi ambientazione cyberpunk o simile. LED e neon, quanti ne vuoi? Sapore orientale sotto forma di cibo, persone, geishe o altro? Hai voglia? Nebbia e fumo? Manco devi chiedere. In pratica il cyberpunk sa di involtini primavera misto a prodotti chimici immersi in una luce che ferisce le corne. E per fortuna Cyberpunk LARP avrà tutto ciò, anche se non posso promettere per gli involtini primavera. Dannazione, adesso ne voglio uno. Stavo dicendo, grazie alla collaborazione con App Live Experience, il set del Forte Ardietti, ve ne ho parlato nel primo episodio, mi raccomando andate a recuperarlo se ancora non l'avete visto, sarà allestito per garantire la giusta immedesimazione. E chiaramente bisognerà scendere a compromessi, ma l'idea è proprio quella di trasmettere quel mood. Già adesso i primi caratteristici set sono stati realizzati e ho potuto vederli di persona perché ho partecipato alla realizzazione del trailer dell'evento. Il trailer è stato realizzato da Gabriele Giannini e sarei veramente felice di farvelo vedere, se solo fosse già stato completato. Chiba Station, il quartiere più violento, corrotto e marcio della City. Ma non vorrei vivere da nessun'altra parte al mondo, perché quando qualcosa succede, succede qui. In questo posto si incontrano due mondi completamente diversi. Da una parte, la ricca Inner City dominata dalle potenti Megacorp. Dall'altra, il desolato sprawl in cui spadroneggiano gang senza scrupoli. Fidati di me, questo è il posto in cui bazzicare se vuoi rincorrere la speranza di diventare qualcuno un giorno. Perché tra questi vicoli illuminati dal neon c'è sempre un'occasione da cogliere. Devi solo essere più veloce di tutti gli altri o avere meno scrupoli. Farai meglio ad impiantarti per bene. Chiba è vissuta per anni in un fragile equilibrio. Ma sento che qualcosa sta per cambiare, ed il cambiamento non è mai pacifico. Allora, amico, sei pronto per cominciare la partita? Perfetto, ora che avete visto il trailer potrò prendere degli spezzoni per mostrarvi quello che finora è stato fatto per le fantastiche scenografie e arredi finora preparati e che si ritroveranno anche nella location dell'evento. Lo sprawl è ovviamente la parte più facile da realizzare a prima vista perché si tratta di zone degradate e sporche, eppure non è semplice renderle senza risultare banali, scontati.
Ma non temete, a questo servono neon e fumo. Ritorniamo sempre alle quattro regole da seguire, se vi ricordate. Che sia un corridoio dove fare brutti incontri, luoghi di spaccio dove ci si droga di memoria altrui, o tane di hacker per entrare nella rete. Ci stanno tracciando, stacca! Tutti questi posti saranno presenti a Chiba Station. Certo, le corporazioni non si mischiano facilmente con gli ultimi della società e quindi all'evento saranno disponibili alcune specifiche location create appositamente per questi ricchi e potenti soggetti. Che sia un ricercato e antico ufficio dell'Ambrosia o un tempio giapponese dei Nakada, tutti i principali gruppi avranno una propria sede dove tenere gli incontri. A meno che non vogliano sporcare in casa. Ora immaginatevi, 100 persone tra giocatori e staff in una location appositamente settata dove per 3 giorni quasi non si vedrà la luce del sole e dove ci si muoverà tra una location e l'altra per portare avanti i propri scopi e le proprie missioni. Volete saperne di più? Allora vi aspetto nel prossimo video, quarto e ultimo Road 2 dedicato a Cyberpunk LARP, dove vi parlerò del personaggio che mi sarà stato assegnato, del costume che avrò assemblato per l'evento. Anche se un po' lo potete già intravedere nel trailer. Alla prossima, ciomba! Grazie per aver seguito Road 2. Spero vi siate divertiti, nel caso lasciate un mi piace, un commento o condividete il video. Se volete aiutarmi a migliorare il format potete supportarmi tramite Patreon, come già fanno queste persone, che ringrazio caldamente. Noi ci vediamo alla prossima.